Niente ci impedisca di trovare in Gesù la fonte della vera gioia che rimane e dà la pace, perché solo Cristo ci salva dai lacci del peccato, della morte, della paura e della tristezza, ma anche dell'indifferenza sperimentata ai giorni nostri dai migranti. È l'auspicio di Papa Francesco celebrando in Piazza San Pietro la Santa Messa nella Domenica delle Palme. Il rito è iniziato presso l'obelisco, da dove il pontefice ha benedetto i ramoscelli d'ulivo. Quindi, nell'omelia, ha ripercorso l'ingresso di Cristo a Gerusalemme, un'entrata non trionfale o mediante potenti miracoli. Gesù, ha ricordato, svuotò se stesso della gloria di Figlio di Dio per essere in tutto solidale con noi peccatori, vivendo una condizione non di re né di principe, ma di servo. E l'abisso della sua umiliazione ci viene mostrato nella Settimana Santa. Chinandosi con la lavanda dei piedi, il Signore mostra come abbiamo bisogno di essere raggiunti dal suo amore. Nella passione sperimenta il tradimento, l'abbandono, le violenze atroci, la condanna. Gesù prova sulla sua pelle anche l'indifferenza, perché nessuno vuole assumersi la responsabilità del suo destino. E penso a tanta gente, a tanti emarginati, a tanti profughi, a tanti rifugiati. Che dico loro, tanti non vogliono assumersi la responsabilità del loro destino. Sulla croce, ha proseguito il Papa, Cristo sperimenta la morte più dolorosa e infamante, il misterioso abbandono del Padre, ma in esso prega e si affida. Quindi, alla provocazione a scendere dalla croce, perdona e rivela così il volto vero di Dio, che è misericordia, assumendo fino al sepolcro e agli inferi tutto il nostro dolore per redimerlo. E quando pare difficile persino dimenticarci un poco di noi, l'invito è stato a scegliere la sua via, quella del servizio, del dono, della dimenticanza di sé. Guardando il crocifisso, che è la cattedra di Dio, rinunciamo all'egoismo, alla ricerca del potere e della fama.